Quindi il PC bianco, no? Il PC bianco l'abbiamo finito e finalmente ho potuto installare tutta la parte di software, sistema operativo, massacrarmi le palle nel BIOS perché questi processori sparano 240 watt e mi mandano in sovraccarico il dissipatore e tantissime altre cose, no? Quindi oggi andiamo a vedere un attimino che cosa ho combinato, come l'ho impostato e niente, e poi andiamo a vedere un attimino anche i test per questo PC bianco visto che interessano a molti. E devo dire che il 12900K si riconferma, proprio come avevo detto nelle recensioni, un processore impegnativo. Ok, ovviamente la prima cosa da fare in un nuovo PC è chiaramente andare subito nel BIOS e assicurarsi che tutto quanto a grandi linee stia funzionando, che tutte le cose che abbiamo installato fisicamente come hardware all'interno del nostro PC stiano andando correttamente. Per esempio dobbiamo assicurarci che tutti i banchi di RAM vengano riconosciuti, che ci siano gli SSD rilevati dal lato del BIOS, sennò poi non li avremo anche in Windows, e poi altre varie cose come per esempio controllare perlomeno che non stiamo facendo 90 gradi a riposo, cioè che abbiamo montato male il dissipatore, cose del genere. Io solitamente sul BIOS, almeno nella prima fase, l'unica cosa che faccio è attivare l'XMP, ma questo si può fare anche tranquillamente dopo aver installato Windows. Potrebbe portare delle incompatibilità a farlo prima di installare Windows, però al tempo stesso non ho mai avuto problemi a riguardo. Ovviamente la prima cosa da fare, ragazzi, è installare Windows 10, evviva! Sì, perché voi lo so che vorreste che io installi Linux, ma no, non installerò mai Linux, e soprattutto alcuni programmi che utilizzo girano ancora soltanto su Windows. In questo caso ho scelto di nuovo Windows 10 perché sapete che Windows 11 non ha nessun vantaggio pratico e dobbiamo essere anche in grado di avere una certa stabilità, quindi Windows 10 ancora rimane la mia scelta. Per Windows 10 ovviamente serve una key, e sapete chi vi può dare una key? Il nostro sponsor, Mr. Keyshop. Mr. Keyshop è uno shop europeo che ti permette di acquistare in completa sicurezza tutte le key di Windows che vuoi. Oltre a questo trovate anche tantissimi sconti su altre licenze, come per esempio le VPN che hanno aggiunto da poco al loro shop. Oppure potete garantirvi l'accesso al pacchetto Microsoft Office con un ottimo prezzo competitivo. Il sito è super affidabile e ha delle recensioni eccellenti su TripAdvisor. Oltre a questo c'è anche un servizio di assistenza super disponibile in inglese e in italiano. Il sito supporta tutti i principali e più sicuri sistemi di pagamento, come per esempio Amazon Pay, PayPal e tutte le principali carte dei vari circuiti, American Express, Visa o Mastercard. Quindi che aspetti? Togli quella scritta terribile di attiva Windows con il link giù in descrizione e noi passiamo al PC bianco. La prima azione più importante è sicuramente installare i driver, anche perché molti PC non possono accedere a internet se non vengono installati i driver della scheda LAN e di quella Wi-Fi, quindi è vitale installare i driver. Tutti i driver si trovano sul sito del produttore della scheda madre, è molto semplice, dovete andare lì, scaricarli in massa. Se non avete internet sul PC su cui state lavorando, o fate tethering, hotspot e cose così col vostro telefono, ma dubito abbiate i driver per questo, oppure semplicemente usate un altro PC per fare almeno i driver della parte wireless, se no scaricate tutto e poi ve li portate lì. Oltre al Bluetooth, Wi-Fi e LAN, vi serviranno chiaramente i driver del chipset e quelli della scheda video, che sia AMD o che sia Nvidia. In questo caso siamo con una 3070, quindi vado a scaricare singolarmente senza GeForce Experience i driver della mia 3070, tutto molto semplice e veloce. Ho installato Windows, sono due le attività principali che mi piace fare. Prima di tutto the bloating, fighissimo, c'è lo script di Crystite2Stack, oltretutto CTT, MTT, LTT, insomma mi sono ispirato a qualcuno che ammiro. Per quanto riguarda questo aspetto, il debloating, ve ne ho già parlato in un altro video, fondamentalmente va a ridurre il carico di software e funzionalità installate da Microsoft all'interno di Windows 10 o Windows 11, riducendo un pochettino anche il loro controllo per quanto riguarda la telemetria. Il debloating è molto semplice, vi lascio il tutorial per farlo su Windows 10 e Windows 11 giù in descrizione. È un link al mio sito. Fatto questo, mi piace usare cioccolati. I cioccolati ve ne ho già parlato tantissimo, probabilmente vi porterò un aggiornamento perché è veramente il programma che tutti dovrebbero conoscere, tutti dovrebbero utilizzare, è un package manager, e quello che fa un package manager è fondamentalmente permetterti, in questo caso per esempio con cioccolati, di scaricare cose senza dover accedere al browser, al loro sito, premere download, magari andare su siti un po' dubbi. No, con cioccolati è facilissimo, vi basta eseguire la riga di codice che trovate nell'articolo giù in descrizione e lo potrete installare. L'unica cosa da fare, diciamo la parte più complicata, è prendere un po' di dimestichezza con PowerShell, ma è veramente semplicissimo. Una volta aperto PowerShell come amministratore, inseriamo la riga di comando per installare cioccolati e dopodiché riavviamo PowerShell. Da qui avremo un potere pazzesco. Cioccolati funziona in maniera molto semplice e intuitiva. Fondamentalmente voglio installare Steam, ma non voglio andare dal browser e tutto quanto. Scrivo nella riga di comando di PowerShell choco install steam-y per dargli la conferma.
boom, installato Steam. L'unica cosa che ci rimane da fare è tutti quanti i passaggi che dovremmo fare anche installandolo da browser. Ma la parte utile in realtà è quando abbiamo un nuovo PC, per installare in massa tutti i programmi che ci servono, Cioccolati è utilissimo. Io per esempio ho delle righe già pronte di tutti i programmi che utilizzo principalmente sui miei PC, tranne alcuni che purtroppo non sono all'interno di questo package manager. Semplicemente fai Cioco install Telegram, Firefox, Steam, tutte le cose che ti possono servire, HVinfo, OCCT, tutte queste cose, e lui te le installa tutte di fila, tutte insieme, senza nessun problema e senza nessuna difficoltà. Molto molto più intuitivo e semplice di andare lì a prendere tutti i download dai singoli siti. Fatta questa parte, chiaramente quello che ci rimane da fare sono i test. I test. Il 12900K si conferma il processore più infernale della storia. Nonostante consumi meno del 12900K e 11900K, che si spingevano più verso i 280-300 watt di picco, scalda tecnicamente di più, nel senso fa arrivare gli stessi dissipatori a temperature più alte. Più che altro probabilmente è una questione anche della forma allungata e del fatto che ci sono problemi con i bracket di installazione che vanno a aumentare un pochettino le temperature. Se avete visto, c'è qualche video americano che vi spiega come ridurre le temperature semplicemente sostituendo con un pezzo di plastica letteralmente il bracket originale di Intel, il che è veramente ridicolo. Però c'è una cosa da dire: per come lavoro io e per i programmi su cui lavoro io, Photoshop, Audition e DaVinci Resolve principalmente, a me non serve la forza bruta del 12900K, motivo per cui sono passato da un 3900X con 12 core a un 12900K con 8 più 8. A me serve il single core, e il single core la parte succulenta del 12900K per me. E quindi in realtà io il processore al 100% non ce lo mando mai. A me dell'intera potenza di calcolo del processore non mi importa, non ci gioco, non ci faccio calcoli. Quindi di per sé non mi servono 240 watt. Quindi ho abbassato il power limit a 200 watt, tanto non inficia in alcun modo le prestazioni per quello che mi serve, e ho limitato le varie tipologie di turbo boost, tranne appunto il turbo boost 3.0, che è quello base di 50 secondi nel momento in cui serve. Ma ripeto, a me della forza bruta del 12900K non serve, non mi interessa, perché utilizzo come motore di render la mia scheda video, la 3070 in questo caso. DaVinci Resolve usa quella. Andando a fare i test delle temperature, dobbiamo testare SSD, scheda video e ovviamente anche la nostra CPU. Per quanto riguarda la CPU, come vi ho detto, in realtà questi test sono artificiali, artificiosi, inutili, perché prima di tutto non userò mai AVX2 che sta mettendo in ginocchio il mio processore, perché AVX2 è un pacchetto di istruzioni che viene utilizzato su veramente pochissimi programmi. E al tempo stesso non arriveremo mai al 100% perché DaVinci non usa il processore per renderizzare, quindi li facciamo soltanto per testare il case e anche un po' il dissipatore. E come pensavo, il 12900K è uno di quei processori che necessita di un 420 mm e di una reazione molto 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 importante. Possibilmente anche un custom loop non gli farebbe male, probabilmente. Durante i test in OCCT al massimo AVX2 Small Dataset raggiungiamo gli 85 gradi con i 200 watt di consumo. Con i 240 totali si arrivava anche a 95, 97, 93 più o meno come range. Sapete che questi processori possono spingere fino a oltre i 100 gradi senza perdere niente, e quindi spingono tantissimo, spingono in una maniera pazzesca. E onestamente non è molto sano per un computer avere un processore che sta girando a 100 passa gradi solo perché non può essere dissipato. Per quanto riguarda gli SSD, in questo caso, come avevo detto, ho dei KC3000 di Kingston. Sono degli SSD 4.0 con possibilità fino a 7000 mega al secondo. Questi che state vedendo sono i test in Crystal Disk Mark, e come potete vedere rispetto a una grandi linea quella che è la promessa di Kingston, quindi niente da ridire sotto questo punto di vista. L'unica cosa che forse risento un pochettino di questi SSD è che costano un po' di più dei Samsung 980 Pro, ma non offrono niente di più dei Samsung 980 Pro. E quindi diciamo sì, lavorano come dovrebbero, sì li ho, ma alla fine dovreste andare un pochettino col prezzo per quanto riguarda la scelta. Tuttavia, temperature e prestazioni veramente eccellenti. Anche in un caso di stress test abbastanza pesante, appunto con Crystal Disk Mark, è piuttosto prolungato, arriviamo al massimo a 43 gradi utilizzando i dissipatori nativi della scheda madre, cosa che ovviamente rientra perfettamente nei range funzionali di cui vi ho parlato un po' di tempo fa per quanto riguarda gli SSD. Anche perché comunque stiamo parlando di un 4.0, i controller dei 4.0 consumano. Rimanere sui 43 gradi è proprio
Chef Kiss. Finalmente arriviamo a quella che le prende di più. In realtà no, in realtà il processore è quella che le prende di più in sta build. E la scheda video. La scheda video lavorerà al 100%. La scheda video avrà dei carichi pesanti. La scheda video arriverà a utilizzare tutti i suoi 270 watt di consumo. Considerate che nel giorno in cui sto registrando questo video, in cui ho fatto i test, ci sono 33 gradi di ambientale nella stanza in cui è il PC. Quindi sta soffrendo. Sta soffrendo. Le temperature che raggiunge la scheda video in pieno carico con uno stress test di OCCT, che è leggermente più pesante di quello a cui lo sottopongo io perché va a utilizzare anche pienamente i consumi a 270 watt, mentre DaVinci rimane un po' più basso con questo aspetto, sono di 72-75 gradi come GPU temperature generale, cosa che non inficia in alcun modo le prestazioni. In realtà devo dire mi sorprende, perché sì, gli RPM delle ventole sono alti, anche se ancora non le ho regolate a mano, e arriva circa al 70%, però al tempo stesso mi aspettavo molto di peggio, considerato che questa scheda video è letteralmente lì a baciare il vetro del case, e quindi pensavo molto peggio. Probabilmente la presenza di quei due ventoloni di Arctic che li ho messo sotto ben regolati aiutano tanto 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 nella dissipazione, anche se sono comunque molto ostruiti dalla struttura in plastica del case. Mi aspettavo di peggio, devo dire, mi aspettavo di peggio, anche perché considerate che più ci allontaniamo dall'estate più scenderanno queste temperature, e comunque siamo in un range operativo più che buono, nel senso va benissimo. Per quanto riguarda la componente RGB, ragazzi, è tutto molto semplice. Il case non ha RGB, quindi non abbiamo niente di cui preoccuparci. Le componenti in gioco sono la scheda madre e la scheda video per quanto riguarda Asus, e poi tutto il resto di IQ più l'LCD per quanto riguarda invece Corsair. Ora, la cosa figa è che Corsair ti permette mediante IQ di controllare anche i prodotti di Asus. Si possono interscambiare. Ad ogni modo, questo è l'effetto finale. Ho regolato tutto quanto sul classico bianco clinico, bianco d'ospedale, così proprio viene un bel effetto, una roba molto carina. E onestamente mi sembra un buon risultato, cioè si potrebbe magari fare anche un effetto Tilen Orange, ci sono varie possibilità. Onestamente i LED sono super brillanti, mi piacciono da morire, le Dominator Platinum, madonna, le Dominator Platinum sono bellissime, sono le RAM più belle che abbia mai visto, veramente sono eleganti, sarebbero benissime in una build bianca con elementi d'oro, sarebbero la morte loro. Arrivando alle conclusioni per questo video, ragazzi, HITY60... È un case particolare, sicuramente figo, molto espositivo, cioè è uno di quei case che secondo me nasce come un case da modding, cioè è un case in cui ci metti tante cose particolari, è un case da esposizione, è un case bellissimo, ma al contempo non è un case che può andare a competere per esempio con un O11 Dynamic di Lian Li. Quella è un'opera ingegneristica di spessore, è un'opera pazzesca, e soprattutto anche il fatto di non poter muovere in alcun modo l'inclinazione della scheda video non aiuta. Invece nell'O11 Dynamic puoi metterla sia in verticale che in orizzontale, o addirittura al posto del dissipatore se hai la versione nuova. Quello è strano, è proprio strano, al posto delle ventole laterali. Cosa hai in testa, Lian Li? Diciamo che non è un case che non vi consiglio, però è un case che dovete prendere con delle premesse e con le pinze. Nel senso, se volete un case da esposizione, prendetelo. Se volete un case simile con delle migliori prestazioni, prendete lo 11 Dynamic Mini, lo 11 Dynamic Evo, lo 11 Dynamic XL, il ROG, il Razer, tutte le versioni del mondo, lo Snow, tutte quelle che vi possono piacere. Però diciamo che se volete magari fare un acquisto più oculato, non puntate all'Y60 solo perché è figo. Prendete l'esempio di questo video, non che sia un cattivo case, non voglio dire questo, però insomma, non esagerate con le componenti che ci mettete dentro. Magari con un i5, un i7 un po' più tranquilli, un Ryzen 5, un Ryzen 7 più tranquilli, con massimo una 3070, 6800 XT, sì. Non ci andrei a mettere una 3090, ecco, penso che faticherebbe. Detto questo, ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo. Voi state su Modern Tech. Salute.